Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. E con una certa emozione, sinceramente, perché questa è la mia prima predicazione come pastore emerito. Come ho detto più di una volta, dico continuamente alle persone, non è il fatto di essere parte di questa chiesa, rimane, poiché non sia più colui che stabilisce la rotta, ma è una parte del corpo di Cristo, sicuramente è un qualche cosa che è un onore, continua a essere un onore, è un piacere, per cui chiaramente il mio contributo continuerà a essere presente. Vorrei che uno dei due baldi giovani distribuisse gli appunti per oggi. Questi sono appunti che ho preparato, ci ho messo molto, per cui trovate anche una penna, magari se, guardate che sono appunti molto dettagliati, per cui abbiate, sono fogli bianchi in pratica, ok, tenetevi il fogliettino bianco perché vi servirà alla fine della predicazione. Questa mattina, adesso aspettiamo un attimo, rimediamo le penne per tutti quanti, così che tutti quanti hanno un fogliettino, ok? Ci siamo? Perfetto. Ok, tutti a disposizione con gli appunti. Ok. Dicevo, questa mattina voglio iniziare il messaggio parlandovi di un ponte. Non questo che vedete qui, ma questo che vedete, Giovanni, mi dai la prossima? Ecco, di questo ponte qua. È rimbalzato in rete un po' di volte, per cui probabilmente alcuni lo conoscono e alcuni conoscono la storia, per cui quelli che conoscono la storia, zitti. Allora, qual è la vostra reazione guardando quel ponte? Che cosa vi fa pensare? Che passa da una parte all'altra, no? Passa da una parte all'altra. Che deve essere attaccato sul fiume. Eh sì. Fuori. Perché quell'idiota del... bisogno di mettere a posto per poter... Perché quell'idiota del progettista ha progettato un ponte fuori del fiume che non va da nessuna parte, perché va da un pezzo di deserto a un altro pezzo di deserto e si tuffa dentro l'acqua. Ma c'è una storia dietro questo ponte. Questo è il ponte di Choluteca e si trova in Honduras. E è un'opera, e non è un'opera di un folle, c'aveva il suo motivo. Era stato costruito per collegare le due sponde di quel fiume che si chiama proprio Choluteca e trasportare le merci da un punto all'altro. Nel 1998 in Honduras passò un uragano, l'uragano Mitch, o Mick, non so come fosse il nome, e gran parte delle infrastrutture, dei ponti, delle strade dell'Honduras furono spazzati via, ma miracolosamente il ponte Choluteca rimase praticamente intatto. Il problema è che l'uragano aveva spostato il corso del fiume, per cui era stato così violento che aveva spostato grandissime quantità di terreno e di sabbia, e che avevano deviato il corso del fiume. A questo punto il fiume non scorreva più sotto il ponte Choluteca, ma di fianco. Allora, gli ingegneri civili honduregni si trovavano di fronte a tre possibilità. Allora, una era deviare nuovamente il fiume e farlo passare di nuovo sotto il ponte Choluteca. Oppure allungare il ponte che c'era per farlo arrivare dall'altra parte. O più semplicemente lasciare perdere il ponte, lasciarlo stare e costruirlo da un'altra parte. Indovinate quale scelsero? La terza. Ora, era la scelta più semplice? No,
perché bisognava fare tutta quanta una progettazione nuova, un nuovo progetto, trovare un punto adatto, fare gli scavi e il resto. Non era nemmeno la scelta più economica, perché bisognava ricominciare da zero completamente la costruzione. Semplicemente perché lo scelsero? Perché era la scelta più logica, quella che veniva incontro alle necessità immediate delle persone. Tornare a raggiungere l'altra sponda del fiume, essere connessi con il mondo di là dal fiume. Allora, tu mi dirai che cosa c'entra, Marco, questa lezione di ingegneria civile con la nostra chiesa. Io dico che c'entra a pennello, è un'illustrazione perfetta. Quando l'ho visto, tra l'altro questa è stata condivisa sulla pagina del pastore Claudio Ferro, e quando gli ho detto wow, questa me la rubo e ci faccio una predicazione sopra. C'entra a pennello perché abbiamo detto tante volte che noi come Chiesa siamo nati perché volevamo essere, vogliamo essere un ponte attraverso cui le persone passano per raggiungere Cristo. Allo stesso modo noi abbiamo detto tante volte, ho ripetuto tante volte, che la Chiesa, come l'abbiamo intesa noi, questa Chiesa in particolare, non è un lago, non è un posto dove un fiume arriva e le persone arrivano e il lago man mano si riempie e strariva, ma piuttosto come un porto su un fiume, dove le persone arrivano, attraccano, stanno un po' insieme con noi per essere rifocillate, ricevere cibo e acqua spirituale, per poi riprendere la strada verso altri lidi. Questo non è che è venuto per caso, questo è il progetto con cui è nata questa chiesa 23 anni fa, nel 2000. Insieme a Michele e Bernardina avevamo progettato proprio questo, ancor prima che fosse fondata la nostra chiesa. All'epoca Michele, Bernardina e io avevamo progettato diversi ponti per raggiungere le persone. Alcuni ponti hanno fruttato persone che sono arrivate, gli English Camp hanno fruttato persone che in questo momento stanno conducendo la chiesa. Quello era un ponte che avevamo progettato e ha funzionato 23 anni fa. Solo che 23 anni dopo il fiume, come il Cioluteca, si è spostato. Siamo 23 anni dopo. E quei ponti e quei porti non sono più efficaci. Perché? Perché il fiume della vita, il fiume della società si è spostato da 23 anni a questa parte. Allo stesso modo degli ingegneri honduregni abbiamo tre possibilità per continuare il grande mandato che ci dà Gesù. La prima opportunità è quella di cercare di riportare il fiume sotto i ponti che avevamo costruito all'epoca, ovvero trascinare a forza le persone agli studi, agli English Camp, in chiesa, anche se il mondo è cambiato. Allora, 23 anni fa com'era il mondo? 23 anni fa c'erano questi? No, assolutamente. Io c'avevo il Nokia Express Music 4300. Faceva delle fotografie che erano pessime, ci entravano mi sa una ventina di canzoni, sì e no, per cui il mondo è radicalmente cambiato. Non vi preoccupate, non c'è nessun problema. Non esistevano i social, non c'erano. Le prime volte che abbiamo sentito parlare di Facebook, all'epoca The Facebook, poi è diventato Facebook, era quando vennero i ragazzi dagli Stati Uniti. C'erano queste persone che c'erano questa cosa strana che noi non capivamo all'epoca. Le persone all'epoca, era possibile ricevere un WhatsApp 23 anni fa? Non c'era WhatsApp. Con che viaggiamo, vi ricordate, gli SMS, e tutti a cercare le migliori offerte delle compagnie che ti davano gli SMS gratis. Come abbiamo detto, gli smartphone non esistevano. Fermiamoci qua, ci sono moltissime altre cose.
era un mondo differente, per cui il fatto di cercare di riportare le persone sotto i ponti che avevamo non funziona, non funziona più perché la società è cambiata. La seconda strategia possibile, come per gli ingegneri, è quella di allungare il ponte, no? Prendere il ponte e allungarlo. Che cosa significa? Aumentare i nostri sforzi, fare di più di quello che facciamo adesso, ne facciamo di più. Allora, rincorrendo l'altro lato del fiume, sperando che l'altro lato del fiume le persone non si spostino, perché sennò dobbiamo ancora continuare a spostarsi verso giù, nella speranza che non si spostino troppo rapidamente, altrimenti siamo finiti. Questo è il modello di cambiamento che molte chiese inseguono. Si intensificano gli incontri, che significa più riunioni di chiesa, più studi, più evangelizzazioni in piazza, più di quello che già facciamo. Ne facciamo di più. Cosa stiamo facendo? Allunghiamo il ponte. Allo stesso modo dei saggi ingegneri, c'è da valutare se lo sforzo fisico e lo sforzo economico che comporta questo allungare il ponte, fare più di quello che già facciamo, vale la pena, se questi sforzi vengono ripagati dal punto di vista numerico. Vi dico che statisticamente la risposta è no, no, non funziona. E allora non rimane che la terza possibilità, semplicemente dimenticarsi del vecchio ponte, non serve più questo, questo lasciamolo lì, è stato lasciato lì in Honduras come monumento, dicendo ok, qui una volta c'era un ponte, eccolo là, lasciamolo stare. E ne costruiamo uno nuovo, o costruiamo diversi ponti nuovi. Allora, per una chiesa che cosa significa? Cosa significa questo per la chiesa? Significa non avere paura del cambiamento. Non avere paura del cambiamento. Per raggiungere le persone in modo efficace è necessario essere disposti ad adattarsi al cambiamento. Cambiare mantenendo sempre, ovviamente, l'essenza della fede cristiana, ma trovando modi nuovi ed innovativi per comunicare e condividere il messaggio del mondo. Ponti nuovi piuttosto che allungare ponti. È quello che sta già accadendo in chiesa, ci siamo accorti, vero? Non c'è più Janet, non c'è più Marco, non meno presenti. Ci abbiamo i video con i canti nuovi, il culto sta cambiando. La settimana scorsa non c'era una predicazione, c'era un'interazione, le attività sono cambiate anche quelle, e molte cose cambieranno ancora. Anche questo messaggio mio è differente da quelli che facevo. Vedete che ci sono pochissimi versetti, pochi, ce ne sono tre di versetti, mentre io non metterò una lunga quantità di versetti, perché voglio che vi ricordiate quei versetti e possiate ricordarli meglio, meditarli e lasciare che il Signore parli attraverso quei versetti che vi do oggi. Il primo versetto su cui voglio meditare, mi date la prossima ragazzi? È questo, famosissimo, Luca 10, versetto 4, che dice, è Gesù che parla, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Allora, messe, cosa significa messe? Campi. Sì, quello sì, però fisicamente, proprio la parola messa in italiano è una parola abbastanza complicata, ok? È raccolto, ok? Altri? Ok, fermiamoci sul raccolto. Esattamente, quando noi parliamo di messe, bisogna andare a vedere quello che è l'etimologia della parola messe. In greco, in questo caso è pterismos, ma anche in italiano significa non grano semplicemente che sta lì, ma grano pronto per essere raccolto. Bisogna soltanto andare nel campo e prenderlo, perché è già fatto tutto. Gesù sta dicendo, signori, guardate che io ho fatto praticamente tutto. Sono venuto, vi ho dato un messaggio, ci sono persone pronte per essere
raccolte. L'importante è andare in mezzo al campo per raccoglierle. Il ponte. Allora, tu potresti chiedere: Marco, ma allora che c'è di sbagliato nella nostra chiesa che non cresciamo? Perché noi andiamo nel campo, ci sono persone che tu mi dici che sono pronte per essere lì raccolte, prese, e perché non cresciamo? Allora, cosa c'è di sbagliato? Attenzione a valutare con gli occhi. Lucia ha detto queste pare, ve lo cito, quello che ha detto 2 settimane fa. Invece di guardare le sedie piene e quindi la montagna che Gesù ha spostato per farci venire fino a qui la domenica, guardiamo le sedie vuote. Mi date la prossima? Questo è quello che si chiama cloud. È una cloud di nomi. Sapete quanti nomi ci sono in quella cloud, in quella nuvola? Ci sono 126 nomi. Sono i nomi delle persone che negli ultimi 18 anni, questa chiesa è stata fondata 18 anni fa, cominciato la costruzione da prima, però diciamo siamo una chiesa indipendente da 18 anni. Questi sono il nome delle persone che sono stati con noi per almeno 4 mesi. Sono 126 persone. Se avessi compreso anche quelle che c'erano dalla fondazione, prima della fondazione, quando eravamo soltanto una cellula in zona della chiesa di Monterosi che era in prospettiva di diventare una chiesa indipendente, allora quelle 126 persone diventerebbero 200 persone, ma sono quelle persone che sono state con noi almeno 4 mesi. Se io volessi mettere le persone che hanno frequentato almeno per un mese, siamo a quasi 240 persone. Prossima. Allora, questo è il grafico dell'andamento dell'inizio della nostra chiesa. Vi salta all'occhio qualche cosa? Guardate le barre rosse. Come? 2009. Ok. Nel 2009 quanti eravamo? Ve lo dico io. Nel 2009, vedete che a quel picco lassù eravamo 38. Guardate quando noi abbiamo cominciato, nel 97, quando abbiamo cominciato a casa di Claudio e Lucia, eravamo 5 persone. 5 persone. Perché c'erano io, Claudio, io, Janet, Claudio, Lucia e Alessia che stava ancora a casa, la figlia di Claudio e Lucia. Nel 98, che è l'anno in cui abbiamo in pratica cominciato a lavorare per diventare una chiesa indipendente, eravamo nel 98, nel 98, 97, 99, 15 persone. 15 persone. Nel 2009 eravamo 38, poi è successo quello che è successo nel 98, nel 2009 lasciamo perdere quello che è successo. Nel 2010 eravamo 15 persone, nel 2020, nel 2022 eravamo 15 persone. Vi contate per favore quanti siete qua dentro? Contatevi. 14. Sì. Come? Quanti siete? 12. Contatevi bene. 13. Ok. Chi manca oggi? Janet. E chi altro manca? Quanti siamo? 15. 15. Siamo 15. Allora, in 20 anni, in 15 persone, compresi poi, in quei 15 c'erano comprese anche persone piccole, perché adesso Lucia, Giovanni e Luigi stanno aiutando, ma all'epoca c'erano anche Matteo mio e Benjamin contati, che chiaramente avevano 3 anni che aiutavano, però diciamo che li avevamo contati. In 15 persone, in 18 anni, in tutti questi anni, siamo stati capaci di nutrire, dissetare, accogliere 240
persone, senza contare tutti quelli che hanno letto, ascoltato e visto i messaggi domenicali. Avrei voluto farvi anche un elenco di tutte le reazioni che ci sono sul sito, ma dopo andavamo troppo lunghi, e sono tante le persone che hanno detto: che gran benedizione, magari che gran benedizione una predicazione che sta lì da 15 anni a questa parte e ancora porta frutti. Mi dai di nuovo l'immagine? Allora, siamo stati un ponte per 240 persone in 15. La messe è pronta, ma il fiume si è spostato. C'è stata in Olanda una persona nel 1600 che disse questa frase in latino, poi te la traduco in italiano, ma tanto è così famosa che la dovresti sapere: Ecclesia semper reformanda est, che significa: la Chiesa si deve costantemente rinnovare. Sapete, su questa frase di un monaco olandese, Martin Lutero impostò la sua riforma. Perché? Perché la Chiesa cattolica a quell'epoca aveva fatto quello che aveva fatto, si vendeva le grazie, tu davi i soldi e le anime andavano in paradiso, e disse: no, queste cose non vanno bene. E poi c'erano tante altre cose. E disse: la Chiesa va riformata, ma non va riformata adesso, deve continuare a riformarsi, deve continuare a cambiare. Noi ci troviamo nella perfetta condizione di costruire nuovi ponti, nuovi approdi, se accettiamo di cambiare noi stessi. L'efficacia dei ponti che costruiremo saranno in funzione di quanto, sulla base di quanto saremo capaci di cambiare ciascuno di noi singolarmente. Perché è vero che la Chiesa è sempre reformanda, la Chiesa si deve sempre rinnovare, ma alla stessa maniera il credente si deve sempre rinnovare. Paolo dice questo, vedete, in Romani 12, versetto 2: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. I ponti che la nostra Chiesa costruirà saranno efficaci a seconda di quanto noi saremo in grado di cambiare noi stessi. Veniamo al foglio che avete in mano. Vi prego di scrivere in cima al foglietto: io voglio che la mia Chiesa sia più. Io voglio che la mia Chiesa sia più. Io voglio che la mia Chiesa sia più. Sia più cosa? Lì dovrete mettere, adesso a casa, non vi preoccupate quando, l'elenco di tutte le cose che vorreste vedere cambiate nella nostra Chiesa, dei ponti che volete vedere costruiti e che volete costruire, dei ponti che volete che la vostra Chiesa offra per raccogliere la messe. Faccio un paio di esempi. Io voglio, sono due presi a caso, ma ce ne sono centinaia, io voglio che la mia Chiesa sia più ospitale. Io voglio che noi siamo più ospitali, perché penso che la nostra Chiesa non è sufficientemente ospitale, per cui magari le persone quando arrivano non si trovano meglio. Lucia ha detto che noi siamo, due settimane fa, che noi siamo un pezzettino di chiesa, un sassetto della chiesa, l'edificio della chiesa di cui noi siamo una parte. Tu sei un pezzo della chiesa, una parte del corpo di Cristo, per cui se il tuo desiderio è che la nostra chiesa sia più ospitale, la domanda che devi porti è: come posso essere io più ospitale? Cosa posso fare quando entra una persona o che porto una persona nuova? Come posso dimostrare che la mia chiesa è ospitale?
questo è Giovanni, è nuovo, guarda, lei è Lucia, guarda, c'ha un dono meraviglioso di conduzione, guarda, c'è Giovanni è bravissimo come tecnico, sai, è così giovane, però come tecnico del suono sta andando molto bene, c'è Alba, guarda, questa è la nostra motore delle preghiere, per introdurre e essere ospitale, avere una chiesa ospitale, sei tu il primo che deve essere ospitale. Oppure, io voglio che la Chiesa aiuti di più le persone bisognose, perché penso che noi, sinceramente, sono esempi fatti a caso, abbiate pazienza, io penso però che la mia Chiesa non fa abbastanza per le persone che ci hanno bisogno. Allora, la domanda è, come posso io aiutare i bisognosi? Quante persone bisognose conosci? Dice, ma io sono bisognoso di mio. Va bene. Ma questo non significa che non ci sono persone che hanno più bisogno di te o che si trovano nella stessa condizione tua di bisogno. E se pensi che sia quello una priorità della nostra Chiesa, di aiutare le persone che magari come te si trovano nel bisogno, sei la prima che deve andare a capire qua cosa il Signore ti sta chiedendo per essere più efficace verso le persone bisognose. Lo sai perché ti incoraggio a fare questo? E poi il resto ve lo lascio a casa, compiti a casa. Perché mi incoraggio a fare questo? Non perché è il pastore emerito Marco della Chiesa della Vera Vite, ma perché c'è un'altra persona che ce lo chiede. Prossimo. Tutte queste cose che voi volete, tutte le cose che dunque voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Gesù ti dice, se tu vuoi che qualche cosa succeda, la prima cosa che deve succedere è che tu faccia quella cosa. Mi piace tanto la parafrasi della Bibbia inglese The Message, mi date la prossima, che trasforma questo versetto semplice in questa spiegazione e dice così, ecco una semplice regola di comportamento, chiedetevi cosa volete che gli altri vi facciano per voi, poi prendete l'iniziativa e fatelo per loro. Per cui se tu vuoi che gli altri siano più ospitali, tu devi cominciare a essere più ospitale. Se gli altri vuoi che siano più di incoraggiamento, tu devi incoraggiare per primo o per prima. Okay. Paolo ha detto questo. Cerco di adattarmi ad ogni tipo di persona, purché possa parlargli di Cristo e Cristo lo salvi. Tutto questo lo faccio per amore del Vangelo e per ricevere anch'io con gli altri le sue benedizioni. Prima Corinzi 9, 22, 23. Paolo dice, io cerco di adattarmi, cambiare strategie, fare nuovi ponti, crearne di nuovi, creare nuovi approdi. La Chiesa deve essere pronta a cambiare le strategie, ma per cambiare le strategie, per creare nuovi ponti, per costruirne dei nuovi, per fornire nuovi approdi, attenzione, non servono gli specialisti. Gesù mica ha detto, allora se la messe è tanta, bisogna chiamare quelli con la mia titrebbia e raccogliere tutto quanto, poi gli altri gli insacchetteranno grano. No, ha detto ci servono gli operai. Altrimenti avrebbe detto, la messa è grande, ma pochi sono i pastori. Non ha detto pochi sono i pastori, ma pochi sono i predicatori. Non ha detto predicatori, ma pochi sono i missionari. Non ha detto missionari, sono gli operai, le persone semplici, la base su cui è costruita la Chiesa. Non servono gli specialisti. Persino un nuovo pastore sarebbe inutile se avesse dinanzi persone che non sono disposte a essere loro stessi il cambiamento. Non cambia niente, non servono gli specialisti.
a farsi carico di essere i mattoni di un nuovo ponte, ognuno per parte sua, ognuno a prendere un po' di peso per formare i piloni che sostengono la via di Cristo offerta al mondo. In conclusione, sei pronta ad essere un pezzo del pilone su cui Gesù costruirà nuovi ponti? Ma soprattutto, sei pronta a cambiare te stesso, a cambiare te stessa per diventarlo? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore. Grazie di aver consegnato la crescita del tuo corpo non agli specialisti, non ai pastori, non ai missionari, ma a tutti quanti, al tuo popolo, ai membri della Chiesa. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, ti prego di seguirmi nella mia preghiera e di pregare queste cose assieme a me nella tua mente. Signore, io voglio essere il cambiamento. Io voglio essere parte dei ponti che la mia Chiesa stabilirà da qui in avanti per raggiungere le persone. E per questo io ti prego di aiutarmi a cambiare me stesso, a cambiare me stessa, ad essere di più di tutto quello che io desidero vedere nella mia Chiesa. Io voglio praticarlo per prima. Voglio essere più amorevole, più ospitale, più indulgente, più di incoraggiamento, più di quello che serve perché il tuo messaggio arrivi a tutte quante le persone attorno a me e oltre. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.